Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vi ricordo sempre che se ancora non siete iscritte su questo mio canale, potrete farlo adesso cliccando iscriviti ed attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. Oggi voglio presentarvi un semplicissimo progetto, un lavoro che potremo realizzare tranquillamente senza nessuna difficoltà. Partiamo subito con la lavorazione. Per realizzare questo bellissimo progetto abbiamo bisogno di un filato semirigido, un filato per borse ad uncinetto. Partiamo con le catenelle. Dobbiamo avviare 18 catenelle più una per girare, uncinetto numero 3,5. Inseriamo l'uncinetto e formiamo il primo cappietto, la nostra prima catenella. Adesso lavoriamo altre 17 catenelle, quindi 18 più una per girare. Questa è la seconda, 3, 4, 5, 6, 7. Dopo aver realizzato 18 catenelle, aggiungiamo una catenella in più e partiamo con la lavorazione. Facciamo una rotazione della catenella e lavoriamo queste asole 1, 2, 3, 4, 5, quindi 18 asoline nella parte dietro della nostra catenella. Quindi questa è la parte davanti, giriamo e andiamo a prendere la prima asola del punto e lavoriamo un punto basso. Prendiamo quest'altro punto, inseriamo l'uncinetto in questa asola e lavoriamo un altro punto basso. Quindi prendiamo tutti i nostri punti nella parte dietro della catenella e lavoriamo un punto basso. Arriviamo alla fine del giro prendendo sempre le nostre asole, la parte dietro della catenella, e chiudiamo il nostro giro a maglia bassa. Dopo aver lavorato 18 maglie basse, continuiamo la nostra lavorazione, la nostra base, con una catenella, giriamo il nostro lavoro e ripartiamo con le maglie basse. Lavoriamo tutte maglie basse e realizziamo la nostra base. Arriviamo alla fine del giro e continuiamo a lavorare maglie basse, quindi una catenella e continuiamo i nostri giri, ci alziamo per alcuni centimetri, sempre con maglia bassa. Ci alziamo per alcuni centimetri. Ho lavorato la base per 22 centimetri. Adesso andiamo a lavorare il giro di perimetro. Partiamo con la lavorazione del perimetro. Nell'ultima maglia del nostro giro di maglie basse, lavoriamo altre due maglie basse. In ogni angolo andiamo a creare tre maglie basse. Ora in tutte le maglie sottostanti lavoriamo punti bassi in ogni foro. Così. Continuiamo la nostra lavorazione lavorando negli angoli le tre maglie basse dell'angolo in questo foro. Per tutti i quattro angoli, quindi proseguendo a maglia bassa, mantenendo una lavorazione compatta, ogni riga della nostra base corrisponde a un punto basso, quindi non dobbiamo né aumentare né diminuire le nostre maglie.
arriviamo nell'ultimo angolo in questa maglia, 3 maglie basse nello stesso foro, 2, 3. Lavoriamo ancora maglie basse e arriviamo fino alla fine del giro del nostro primo giro di perimetro. Arriviamo alla fine del giro del nostro primo giro di perimetro e ripartiamo con la lavorazione. Al centro delle 3 maglie che abbiamo lavorato nello stesso foro lavoriamo 2 maglie basse. Nella prima maglia inserisco un segnapunto e ripartiamo con la lavorazione. Adesso nell'ultima maglia centrale delle 3 maglie basse che abbiamo lavorato in questi angoli 1 2 3 in questa maglia lavoriamo 2 maglie basse e ripartiamo con la lavorazione a maglia bassa. In ogni maglia sottostante una maglia bassa. Arriviamo al prossimo angolo della maglia centrale delle 3 maglie che abbiamo lavorato nello stesso foro, in questo foro qui, in questa centrale lavoriamo 2 maglie. Andiamo a creare un aumento in questo angolo. Ripartiamo con le maglie basse, arriviamo nel prossimo angolo e sempre qui nella maglia centrale andiamo a lavorare 2 maglie nello stesso foro fino alla fine del giro. Ora non chiudiamo il giro, continuiamo sempre a lavorare in circolo senza mai chiudere il nostro punto. Nella maglia successiva lavoriamo maglie basse senza più aumenti agli angoli. Questo è il nostro punto di partenza. Lavoriamo tutte maglie basse senza più aumenti. Un giro di perimetro a maglia bassa. Giriamo tutto intorno senza più aumentare. Arrivate alla chiusura del giro, lavoriamo l'ultima maglia e tagliamo il filo. Facciamo la ricostruzione del punto. Sfiliamo il filo, prendiamo un ago. Andiamo nell'asola, ci rinseriamo nella nostra maglia, e chiudiamo il nostro lavoro. Dietro facciamo sparire il filo prendendo delle maglie. Facciamo passare il nostro filo e lo andiamo a bloccare dietro. Adesso partiamo con la lavorazione. Abbiamo sviluppato una base di 27 cm per 17, una base lavorata tutta ad uncinetto. A questo punto dovremo avere maglie di numero pari per eseguire questa bellissima lavorazione, molto semplice. Partiamo dal lato più corto della nostra base. Iniziamo a lavorare questo bellissimo punto, molto semplice da eseguire ma molto d'effetto. Iniziando dal lato più corto della nostra base, partiamo da un punto centrale, da questo punto. Agganciamo il nostro filo e lavoriamo una catenella. Nello stesso punto
inseriamo l'uncinetto e passiamo nel punto successivo. 3 asole sull'uncinetto, chiudiamo. Una catenella. Nel prossimo punto, sempre una gettata nel punto, seconda gettata nel punto successivo, chiudiamo le nostre maglie. Una catenella. La sequenza del nostro punto sarà sempre la stessa. Una gettata, gettata nel secondo punto, 3 maglie sull'uncinetto, chiudiamo le nostre 3 maglie. Catenella. Di nuovo entriamo con l'uncinetto, rientriamo nel punto successivo, 3 maglie sull'uncinetto, chiudiamo. E realizziamo una catenella. Questa sarà la sequenza del nostro punto. Di nuovo gettata nella maglia successiva, di nuovo un'altra gettata, 3 maglie sull'uncinetto, chiudiamo una catenella. Quindi continuiamo così, lavorando semplicemente questo punto fino alla chiusura del giro. 3 maglie, chiudiamo, catenella. Di nuovo nella maglia successiva una gettata, seconda gettata nella maglia ancora successiva, chiudiamo tutte e tre una catenella. Quindi proseguiamo la nostra lavorazione, molto semplice da lavorare fino alla chiusura del giro. Terminiamo il primo giro. Lavoriamo sempre questo bellissimo punto in questo modo, gettata nella maglia successiva, gettata nella prossima maglia, chiudiamo tutte e tre le maglie, una catenella. Andiamo a chiudere in questa maglia, nella prima maglia con un punto bassissimo. Tutti i prossimi giri della nostra lavorazione saranno gli stessi, lavorando allo stesso modo. Qui dove abbiamo chiuso con un punto bassissimo, adesso lavoriamo una catenella e nella stessa maglia qui all'interno facciamo la prima gettata. Nella catenella successiva, in questa, lavoriamo una seconda gettata. 3 maglie sull'uncinetto, chiudiamo tutte e tre le maglie, una catenella. Adesso entriamo in questa maglia, nella maglia successiva, e ripetiamo la stessa lavorazione. Nella catenella un'altra gettata, 3 maglie sull'uncinetto e chiudiamo con un punto, una catenella. Nella prossima maglia sempre una gettata, nella catenella sottostante un'altra gettata e chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. Lavoriamo la prossima gettata nel punto successivo, nella catenella lavoriamo un'altra gettata, chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. Torniamo nel punto successivo, ancora una gettata, 3 maglie sull'uncinetto, chiudiamo il tutto e lavoriamo una catenella. Quindi il punto di lavorazione sarà lo stesso per tutti i nostri giri. Dobbiamo ottenere queste piccole foglioline allineate. Chiudiamo il giro, lavoriamo le ultime maglie, gettata in questa maglia e gettata nella successiva. Chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. Chiudiamo nella prima maglia del nostro giro.
con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo ripetere lo stesso giro, una catenella sempre in questa maglia, lavoriamo una gettata e in questa maglia lavoriamo la prossima gettata del punto, chiudiamo e lavoriamo una catenella. In questa maglia successiva una gettata, in questa maglia ancora un punto, chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. Quindi ripetiamo la stessa modalità di lavorazione per tutto il giro. Ci avviamo alla chiusura del terzo giro lavorando nello stesso modo. Chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. Gettata nella prossima maglia, un'altra gettata nella maglia successiva, tre maglie sull'uncinetto, chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. Ancora una gettata in questa maglia, una gettata nella prossima. Chiudiamo tutte e tre le maglie, lavoriamo una catenella e chiudiamo nella prima maglia del terzo giro con un punto bassissimo. Una catenella e lavoriamo il quarto giro. Sempre in questa maglia la prima gettata. Nella maglia successiva la seconda gettata, 3 maglie sull'uncinetto, chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. In questa maglia una gettata, nel prossimo punto lavoriamo la seconda gettata e chiudiamo tutte e tre le maglie, una catenella. Lavoriamo ancora in questo punto. Lavoriamo nel successivo, 3 asole sull'uncinetto, chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. Un punto molto bello, semplice da lavorare, tutti i giri saranno strutturati nello stesso modo, una catenella, una gettata, una seconda gettata nel prossimo punto, chiudiamo tutte e tre le maglie e lavoriamo una catenella. Il punto si presenterà così, molto bello, molto d'effetto. Quindi adesso proseguiamo i nostri giri nello stesso modo. E ci vediamo più tardi quando avremo lavorato alcuni centimetri. Ho terminato la lavorazione, mi sono fermata a questa altezza, adesso vi darò la misura. L'altezza è sempre soggettiva. Io mi sono fermata a 24 centimetri dalla base. Il punto di lavorazione, come vedete, è bellissimo, è un punto a rilievo lavorato a binario formando questo motivo bellissimo. Ho lasciato questo spazio di 26 maglie libere per poter creare i manici. Adesso vi farò vedere come andrò ad eseguire questa parte alta del nostro corpo borsa. Ripartiamo con la lavorazione, nello stesso modo una catenella all'interno di questa maglia, una gettata e nella prossima maglia ancora una gettata. 3 maglie sull'uncinetto, chiudiamo e realizziamo una catenella. Prossimo punto, una gettata, un'altra gettata, 3 maglie sull'uncinetto e chiudiamo tutte e tre le maglie. Una catenella, ancora una gettata. 3 maglie sull'uncinetto, chiudiamo
e realizziamo una catenella. Arriviamo al primo segnapunto. Arrivata al segnapunto, lavoro le ultime maglie, una gettata, una seconda gettata, chiudo. Adesso, da questo punto, vado a realizzare il manico. Il mio manico sarà lavorato con 50 catenelle. Il numero di maglie, la dimensione del manico è soggettiva, quindi potremo avere un manico più lungo o un manico più piccolo realizzando le nostre catenelle. Il mio manico sarà di 50 catenelle. Lavoro 50 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopo aver realizzato 50 catenelle, ripartiamo con la lavorazione. Ripartiamo da questo punto, lavorando la nostra maglia nello stesso modo. Quindi ripartiamo da qua e lavoriamo il nostro punto sempre nello stesso modo. Quindi continuiamo a lavorare fino al prossimo segnapunto. Ora lavoriamo l'ultimo punto. Iniziamo a lavorare 50 catenelle. Andiamo a creare il secondo manico. 5, 6, 7, proseguiamo ancora per 50 catenelle. 50 catenelle e ci agganciamo dopo il segnapunto qui e lavoriamo di nuovo nello stesso modo. Chiudiamo tutte e tre le maglie, una catenella. Lavoriamo il prossimo punto. E continuiamo così fino alla chiusura del giro. Chiudiamo il giro. Chiudiamo nella prima maglia con un punto bassissimo. Ripartiamo con una catenella e procediamo nello stesso modo. Arriviamo fino alle nostre catenelle. Lavoriamo il manico. In questi ultimi punti, qui, prendiamo la prima maglia nello stesso modo. Andiamo ad agganciarci nella prima catenella, prendendo il punto al di sotto della catenella. Non prendiamo la solina in alto, ma prendiamo tutte e due le asoline. E lavoriamo il nostro punto e lavoriamo una catenella. Adesso passerò all'uncinetto numero 3. Vado a lavorare il manico un pochino più stretto. Di nuovo nella catenella successiva non lavoro la catenella in questo modo, ma prendo il punto al di sotto della catenella. Una gettata, vado nella prossima e lavoro tutte e tre le maglie, una catenella. Lavoro la prossima catenella nello stesso modo, vado al di sotto della catenella, di nuovo prendo la maglia al di sotto, chiudo tutte e tre le maglie e lavoro una catenella. Lavoriamo il manico sempre nello stesso modo, prendendo i nostri punti al di sotto, quindi lavoriamo fino alla fine della catenella. Fino qui. Lavoriamo l'ultima maglia
e ci inseriamo non nell'asola che rimane un pochino lenta, ma entriamo direttamente nel punto, andiamo a stringere e facciamo la nostra maglia sempre nello stesso modo, una catenella. Adesso passiamo di nuovo un uncinetto 3 e mezzo e lavoriamo il nostro punto fino al nostro manico. Continuiamo la lavorazione anche da quest'altra parte. Da questo punto dobbiamo ripetere la stessa lavorazione del primo manico. Quindi da qua passiamo subito con uncinetto numero 3, andiamo a stringere, gettata in questa maglia e poi entriamo sotto la prima catenella e lavoriamo il punto. Una catenella, entriamo sempre prendendo la maglia in questo modo al di sotto, entriamo nella successiva e chiudiamo tutte le maglie e lavoriamo una catenella. Quindi lavoriamo tutte le maglie nello stesso modo, continuiamo anche da quest'altra parte e andiamo a chiudere il nostro lavoro a questo punto. Dopo aver lavorato il secondo manico, andiamo a chiudere il giro. Sempre nello stesso modo. Lavoriamo queste ultime maglie. E chiudiamo con un punto bassissimo nella prima maglia. Ora continuiamo la lavorazione del nostro punto andando a creare dei giri con questa bellissima lavorazione ripartendo da questo punto. Quindi una catenella e continuiamo a lavorare questo punto bellissimo. E in prossimità del manico cambiamo l'uncinetto. Quindi quando arriveremo qua dobbiamo lavorare con uncinetto numero 3. Andiamo a stringere questa parte del manico per renderlo più resistente. Lavoriamo il manico con uncinetto numero 3. Lavoriamo tutte le nostre maglie nello stesso modo dei punti precedenti. Così. Quindi lavoriamo tutto il giro, lavorando tutte le maglie sottostanti. Con questo bellissimo punto di lavorazione. Ho lavorato per 3 giri ed ho realizzato i manici di questo bellissimo progetto. Ho chiuso il terzo giro sempre in questo punto. Adesso vado a rifinire i manici, vado a creare una cornice, una rifinitura tutto intorno a questi bellissimi manici lavorati ad uncinetto. Il nostro ultimo giro sarà lavorato a maglia bassissima, quindi ripartiamo con la lavorazione. Dopo aver chiuso con un punto bassissimo, passiamo al punto successivo e lavoriamo una maglia bassissima. Ora tutte le maglie sottostanti le lavoriamo con un punto bassissimo. Così per tutto il nostro giro, anche i manici. Chiudo l'ultimo giro definitivamente dopo aver creato un giro di maglie bassissime. Andiamo a tagliare il filo. Sfiliamo il filato, prendiamo un ago e ricostruiamo il punto.
entriamo in questa maglia, torniamo nell'assola passando tutte le assole. E chiudiamo il nostro giro perfettamente. A questo punto abbiamo terminato questo bellissimo progetto. I manici molto resistenti perché abbiamo lavorato con uncinetto numero 3 ed abbiamo creato questa rifinitura tutto intorno alla borsa che ha reso molto più resistenti i manici. Una borsa bellissima lavorata con questo punto molto d'effetto a rilievo. Alla base inseriremo un indurente e dei piedini. Abbiamo perfettamente la lavorazione senza nessuna chiusura in evidenza. Un lavoro molto pulito. All'interno andiamo ad inserire una stoffa e la borsa sarà completamente rifinita. Arrivate a questo punto, io vi saluto. Vi ricordo, se ancora non siete iscritte su questo mio canale YouTube, di iscrivervi e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. E se vi è piaciuto questo progetto, condividete con tutte le nostre amiche creative, lasciatemi un like, pollice in alto ed un commento. Seguitemi sui miei social, Facebook ed Instagram ed iscrivetevi al mio gruppo Le Creative dell'Uncinetto Solo Borse. Vi aspetto al prossimo progetto, seguitemi sempre su questo canale, rimanete collegate. Ciao a tutti!